Vediamo le notizie delle ultime ore, cominciamo dalla cronaca sull'ANSA, la tragedia a Istanbul, la morte di Yulia Aytum, ha sequestrato il suo cellulare, la giocatrice di volley era in trasferta con la squadra, si sarebbe suicidata, ripresa dalle telecamere dell'albergo in una lunga conversazione al telefono. Sul sito di Sky TG24, la guerra ucraina-Russia, i file segreti, la talpa è 21enne della Guardia Nazionale, la presunta talpa dei file segreti del Pentagono pubblicati in rete è un membro di 21 anni dell'ala dell'intelligence della Massachusetts Air National Guard. La conferma è arrivata dall'FBI, il suo nome è Jax Teixeira, un ordigno è esploso nei pressi della centrale di Zaporizhzhia, intanto si trovava vicino alla sala di controllo della quarta unità di potenza. Berlino autorizza la Polonia a consegnare 5 caccia MiG-29 a Kiev. Sul sito della stampa invece, ancora agli esteri, il Copasir, la Meloni sull'evasione di Artem Uss, lo ricordiamo, il manager russo fuggito dai domiciliari a Milano, non è colpa del governo ma di un altro organo dello Stato, ha detto. L'audizione della Premier è durata oltre 2 ore, il PD ha attaccato, si faccia chiarezza, ha detto. La Procura indaga anche su uomini dei servizi segreti russi. Sul sito dell'AGI il terzo polo, l'addio, Calenda archivia, il partito unico e leader di azione attribuisce lo stop alla scelta di Italia Viva di non votare un documento ieri che avevano dichiarato essere già letto e condiviso ed evoca veleni e tira e molla. Per il partito di Renzi si tratta di una scelta unilaterale e di un clamoroso autogol. Carla, queste le notizie di questa sera.